Tanto tempo fa, a Recanati, viveva un bambino di nome Giacomo. Giacomino era solito giocare con i suoi fratelli, Carlo e Paolina, raccontando loro storie di fantasia. Tutte queste favole non erano sempre inventate. Molto spesso le leggeva nei libri della biblioteca di casa. Sì, perché il papà Monaldo, negli anni, aveva creato un'enorme biblioteca, piena di libri, che custodiva con grande passione. Uno dei momenti preferiti di Giacomo era quando il papà gli prendeva alcuni libri dagli scaffali più alti. Pensava, infatti, che più in alto si trovassero, tanto più le storie che contenevano fossero fantastiche. Non era invece fantastico il momento in cui la mamma cucinava la minestra. Giacomo odiava la minestra. Ogni volta era la stessa storia. Giacomo, vieni a tavola che è pronta la cena. Stasera minestra. Uffa, un'altra volta la minestra. Devo riuscire a far capire alla mamma che non mi piace proprio. Minestra o non minestra, Giacomo cresceva e iniziò a studiare con passione tutti i libri della biblioteca di casa. Presto però quei libri non furono più sufficienti e quindi si recava nelle biblioteche della città e si metteva a discutere con i maestri di scuola. Ma ben presto anche questo non fu sufficiente. Giacomo voleva saperne di più. Passava così le sue giornate, chino sui libri, e non toglieva un attimo gli occhi dalle pagine. Passava così tanto tempo a studiare che non parlava molto con la mamma. Ma con lei aveva ancora un conto in sospeso. La minestra. La minestra proprio non gli piaceva. E non gliel'aveva mai detto. Così decise di farglielo capire a modo suo, scrivendo una poesia. Ora sei tu, minestra, dei versi miei l'oggetto, e dirti abominevole mi porta gran diletto. O cibo, invan gradito dal gener nostro umano. Piccola seccatura vi sembra ogni mattina dover trangugiare la cara minestrina? Con il passare del tempo, Giacomo imparò tantissime cose grazie ai libri e allo studio, che lui stesso definì matto e disperatissimo. Grazie ai libri, iniziò a parlare in tante lingue: inglese, francese, tedesco e perfino in una lingua antica chiamata latino. Ma stare sempre così piegato sui libri, senza mai uscire in giardino a giocare, non fa bene alla salute. Oi, la mia povera schiena. Devo iniziare a far qualcosa. Va bene studiare, ma sarebbe bello anche vedere un po' cosa c'è nel mondo, al di fuori dei libri. Farmi qualche camminata. Un bel viaggio. Giacomo era stufo delle solite cose, della monotonia delle giornate, e voleva andare via da Recanati, vivere in una grande città e conoscere altre persone oltre al maestro, il cocchiere e il prete. Insomma, era stufo della solita minestra. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. E questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e rimirando, interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Finalmente il nostro Giacomo era abbastanza grande per il suo primo viaggio. Decise così di andare a Roma. Ma il viaggio a Roma si rivelò un fallimento. La città era troppo grande, troppa gente, troppe strade. Questa città non finisce mai.
inizia a mancarmi il mio paese. Forse è tempo di tornare a casa. Giacomo, sempre afflitto dal mal di schiena, decise allora di abbandonare Roma e fare ritorno nella sua Recanati. Ma la vita a casa, si sa, non è questa grande avventura. E così, annoiato, si ritrovava a fantasticare guardando fuori dalla finestra. Un pomeriggio estivo, proprio davanti alla sua casa, passò Silvia, la bellissima figlia del cocchiere. Nella testa di Giacomo iniziano a materializzarsi delle parole. È una poesia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. La vita di Giacomo per gran parte proseguirà nella sua casa di Recanati, tra fantasie, parole e libri. Nel corso della sua vita troverà anche il tempo per trascorrere alcuni anni a Napoli, città che lo stregherà, soprattutto per i suoi gelati. Giacomo, infatti, divenne ghiotto di coni, coppette, cialde, stracciatella, cioccolato e tutto ciò che riusciva a trovare. Chissà, forse tutto quel dolce serviva a dimenticare le odiate minestre mangiate da bambino? La storia di Giacomo, però, ci insegna altro. Lui aveva ben compreso l'importanza di studiare e di conoscere tante più cose possibili. Ma questo suo amore per i libri è stato eccessivo. Studiare è importante, ma è altrettanto importante correre, giocare, saltare all'aria aperta e divertirsi. Non bisogna mai esagerare nelle cose.